Ciao a tutti ragazzi, io sono CheckFPV. In questo nuovo video andremo a vedere un nuovo prodotto uscito da pochissimo sul mercato. Sto parlando dei nuovi motori di Mapsing FPV, che ringrazio per avermeli mandati da provare. Questi li troviamo in quattro colorazioni differenti, che sono giallo fluo, ciano, nero e oro e l'ultimo che è arancione. Quindi abbiamo, diciamo, una ampia scelta anche per poter personalizzare al meglio il nostro drone e in base anche ai nostri gusti. Io personalmente ho scelto i 1950-2207 giallo fluo. Giallo fluo perché mi sembrava il colore un po' più particolare e mi piaceva provare a matcharlo col mio quad. E invece 1950-2207 perché sono i miei classici motori che utilizzo praticamente sempre e con cui mi trovo meglio. Adesso andiamo a vederli più da vicino e vi do anche qualche informazione in più a riguardo del prodotto. Come possiamo vedere, i motori ci arrivano in questa confezione molto bellina, con queste due artwork tipo di razzi uniti ai nostri motori brushless. Quindi andiamo subito ad aprirlo e vedere com'è all'interno. Ok, la confezione si apre così e all'interno troviamo il nostro motore. Opla. Ok. Si presentano molto bene, mi piace la forma della campana, un po' diversa dal solito, devo dire. E poi vabbè, lateralmente invece troviamo il loro logo e ovviamente tutte le informazioni del motore. Sotto abbiamo un attacco per le viti che è un po' particolare perché come potete vedere ha un rialzo qui. E la cosa bella di questi motori è che sono Unibel. Secondo me sono i motori migliori attualmente, in quanto quelli formati dalla campana separabile rischiano di rompersi e quindi sono più delicati, diciamo, rispetto a quelli Unibel. Dentro la scatola, ovviamente, oltre a quello, troviamo anche le nostre viti, quindi tutte le viti di montaggio che ci servono, un ricambio del O-ring. E ovviamente il dado per le eliche. Adesso, per concludere, andiamo a vedere come quanto pesa. Sul sito dicono che siamo intorno ai 32 grammi, ma adesso andiamo a verificare. Ok, 33 grammi. Allora, come peso secondo me ci sta, è un peso classico, un po' tutti i motori pesano intorno ai 30-35 grammi, quindi non è né esagerato né basso. Poi onestamente, ragazzi, secondo me tutta questa differenza nel peso dei motori non la sentiamo, soprattutto noi facciamo freestyle, magari nel racing uno ci sta più attento, però noi per il freestyle sono perfetti. E adesso vi lascio al video del volo. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine anche di questo video, quindi ultimi pareri sui motori. Li trovo molto buoni, come avete potuto vedere anche nel video, sono molto fluidi e precisi, due caratteristiche essenziali a mio parere su dei motori. Allo stesso tempo hanno anche un ottimo rapporto qualità-prezzo, infatti con 20 euro vi portate a casa questi motori. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ricordatevi di andare sotto in descrizione che trovate tutti i link per acquistarli e noi ci vediamo al prossimo video.